seguir con gli occhi un nerone sopra il fiume e poi ritrovarsi a volare, sdraiarsi su per l'erba felice ad ascoltare un sottile dispiacere. E di notte passare con lo sguardo la collina per scoprire dove il sole va a dormire. Domandarsi perché quando cade la tristezza in fondo al cuore, come la neve non fa rumore. E guidare come un pazzo a fari spenti nella notte per vedere se poi è tanto difficile morire. E stringere le mani per fermare il tempo che è dentro me, ma nella mente tu non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiama le se vuoi emozioni. Uscire nella brughiera di mattina dove non si vede un passo per ritrovare se stesso, parlare del più del meno con un pescatore per ore ed ore, sapendo che qualcosa muore. Ricoprire di terra una piantina verde, sperando possa nascere un giorno una rosa rossa. Na, 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 na. Quel che brucia non sono le offese. Chiudere gli occhi per fermare qualcosa che è dentro me, ma nella mente tu non c'è. Capire tu non puoi. Tu chiamale se vuoi emozioni. Tu chiamale se vuoi emozioni. Grazie. Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco il sole ma non c'è. Dormo ancora alla campagna o forse no, e sveglia mi guarda, non so. C'è l'odore della terra, odor di grano, sale adagio verso me.
la vita nel mio petto batte piano, respiro la nebbia, penso a te. Quanto verde tutto intorno, ancor più in là, sembra quasi un mare d'erba. È leggero il mio pensiero, vola e va. Ho quasi paura che si perda. Il cavallo tende il collo verso il prato, resta fermo come me. Faccio un passo, lui mi vede già fuggito. Respiro la nebbia, penso a te. No! E cosa sono adesso non lo so. Sono un uomo in cerca di se stesso. No, e cosa sono adesso non lo so. Sono solo e sono il suono del mio passo. Intanto il sole tra la nebbia filtra e va, ed il giorno come sempre sarà. Grazie, buona serata. Signore e signori, buonasera. Benvenuti qui in piazza al secondo Memorial Federico Rizzi. Allora iniziamo, abbiamo voluto iniziare così sulla musica e vogliamo subito dare un riconoscimento all'amico carissimo anche di Federico, a Sesto Luciani. Vieni Sesto, fate un bel applauso, fate sentire un po' il calore della piazza. Vieni Sesto. E aveva chiesto proprio lui di non mandare il video per ovviamente per ovvi motivi di, per l'emozione eccetera, voleva stare tranquillo a suonare qui sul piano e abbiamo così esaudito il tuo desiderio. A Sesto un riconoscimento ovviamente da parte di Manuela, sorella di Federico, e quindi di, dell'associazione musicale culturale Federico Rizzi. Grazie ancora e buon lavoro, visto che sei impegnato questa sera con, per quanto riguarda il nostro service appunto con audio e luci. Grazie ancora a tutti voi, benvenuti qui in Piazza Unità d'Italia a Fondi per questo secondo appuntamento, questo secondo memorial dedicato a questo ragazzo, a Federico Rizzi, promosso e organizzato dall'Associazione Musicale Culturale Federico Rizzi. E questo grazie al grandissimo successo dell'anno scorso. L'anno scorso questa manifestazione è stata molto seguita e tra l'altro ricordate anche nella serata finale il gran concerto del Banco del Mutuo Soccorso che è stato molto apprezzato. Questa associazione musicale che si è costituita il 1 aprile del 2009 per volontà della famiglia e degli amici di questo giovane musicista scomparso prematuramente l'11 luglio 2008 e da pochi giorni appunto sono scoccati, come si suol dire, i due anni a causa di
questo incidente stradale che purtroppo c'è stato l'11 luglio del 2008. L'intento dell'associazione musicale è quello di realizzare i progetti di Federico, dove la musica, che era la sua grande passione, sarà il filo conduttore di tutte le iniziative che loro organizzeranno. L'associazione democratica e apolitica non persegue come scopo istituzionale alcuna finalità lucrativa e intende promuovere e diffondere la cultura musicale verso i giovani, valorizzandone l'opera, l'immagine e l'ingegno, ma soprattutto vuole ricordare una cosa molto importante che sicuramente tutti noi non dobbiamo dimenticare, cioè la sicurezza appunto stradale. Ed a proposito di questo primo appuntamento e quindi sulla sicurezza di questi tre giorni, è stato proprio ieri, questi tre giorni appunto, è iniziata ieri con l'allestimento delle croci in memoria delle vittime della strada presso la chiesa di San Paolo, dove ancora sono, con solenne benedizione delle stesse. Ed a seguire c'è stato il convegno sulla sicurezza stradale, che è stato molto seguito ieri sera qui presso il Castello Baronale, coordinato dall'autoscuola di Fazio con la partecipazione dell'associazione Vittime della Strada. L'associazione musicale e culturale Federico Rizzi vuole comunque ringraziare coloro che hanno permesso questa manifestazione e la sostengono anche quest'anno per questa seconda edizione. Quindi vuole ringraziare per il patrocinio la provincia di Latina, il comune di Fondi, il comune di Lenola, il parco naturale di Monte Aurunci, ancora la Banca Popolare di Fondi e le associazioni Pro Loco di Fondi e di Lenola. Iniziamo questa serata, avremo poi modo di ancora di parlare di altre cose, con una dedica molto speciale. L'anno scorso abbiamo iniziato con un'altra dedica, sempre da parte sua, o meglio di Valentina. Valentina Di Nardo, che dedica a Federico questo breve video che adesso vedrete, con questa bellissima canzone. E l'associazione musicale e culturale di Federico Rizzi vuole anche ringraziare la famiglia Di Nardo, in particolare i genitori di Valentina, Corrado e Gabriella, e la sorella Mary. E a voi questo video, ma soprattutto li vuole ringraziare perché, come sempre, la famiglia Di Nardo è stata vicina e lo è tuttora a tutta l'organizzazione di questa manifestazione, vicina alla famiglia Rizzi. A voi questo video. Lunga e diritta correva la strada, l'auto veloce correva, la dolce estate era già cominciata, vicino lui sorrideva, vicino lui sorrideva. Forte la mano teneva il volante, forte il motore cantava, non lo sapevi che c'era la morte, quel giorno che ti aspettava, quel giorno che ti aspettava. Non lo sapevi che c'era la morte, quando si è giovani è strano poter pensare che la nostra sorte venga e ci prenda per mano, venga e ci prenda per mano. Non lo sapevi, ma cosa hai sentito quando la strada è impazzita, quando la macchina è uscita di lato e sopra un'altra è finita, e sopra un'altra è finita. Non lo sapevi, ma cosa hai pensato quando lo schianto ti ha uccisa, quando anche il cielo di sopra è crollato, quando la vita è fuggita, quando la vita è fuggita. Dopo il silenzio soltanto è regnato tra le lamiere contorte,
sull'autostrada cercavi la vita, ma ti ha incontrato la morte, ma ti ha incontrato la morte. Vorrei sapere a che cosa è servito vivere, amare e soffrire, spendere tutti i tuoi giorni passati se così presto hai dovuto partire, se presto hai dovuto partire. Voglio però ricordarti com'eri, pensare che ancora vivi, voglio pensare che ancora mi ascolti e che come allora sorridi, e che come allora sorridi. Bene, grazie ancora a Valentina. Intanto vogliamo anche ringraziare Claudia e Riccardo. Fateli ancora un applauso, li avete ascoltati all'inizio con le canzoni che appunto hanno cantato prima insieme a Sesto che li accompagnava al piano. E all'organizzazione poi, tra l'altro, hanno collaborato anche l'Associazione Europea Familiari Vittime della Strada e l'Associazione Italiana Familiari Vittime della Strada. Oltre poi alla MDS, la magia del suono di Sesto Luciani. Un saluto particolare poi va a coloro che stanno riprendendo questa manifestazione, quindi a Canale 7 ed ancora la Televideo Fondi Web TV e l'Enola TV Web TV. E colgo l'occasione anche per salutare e ringraziare coloro che sono alla regia video, quindi a Danilo Pezzola e Tonino Zannettino. Grazie e buon lavoro anche a voi. Bene, proseguiamo e andiamo avanti. Come vedete qui ci sono già delle ballerine pronte. È il momento della Fisiosport Pecchia di Lenola che questa sera ci presenta, coordinate dalla maestra Donatella Polito, un mix di Renato Zero. E questo momento viene dedicato alla madre di Federico, perché è una grande fan di Renato Zero. Quindi a te Iole questa dedica da parte della Fisiosport Pecchia, ma in particolare da parte di Donatella Polito, un mix di Renato Zero. Accogliamoli con un applauso queste ragazze. A voi. Gioca contro di noi. Ecco come si finisce poi, inchiodati a una finestra a noi, spettatori malinconici di felicità impossibili. Tanti viaggi rimandati e già valigie vuote da un'eternità. Quel dolore che non sai cos'è, solo lui non ti abbandonerà mai. Ti darei gli occhi miei per vedere ciò che non vedi, l'energia, l'allegria per strapparti ancora sorrisi, dirti sì, sempre sì, e riuscire a farti volare dove vuoi, dove sai, senza più quel peso sul cuore. L'inverno che ti fa male, curarti le ferite e poi qualche dente in più per mangiare, e poi vederti ridere e poi vederti correre ancora. Dimentica, c'è chi dimentica distrattamente un fiore, una
cercami come, quando e dove vuoi. Cercami, è più facile che mai. Cercami, non soltanto nel bisogno. Tu cercami, con la volontà e l'impegno. Rinventami. Se mi vuoi, allora cercami di più. Tornerò solo se ritorni tu. Sono stato invadente, eccessivo lo so. Il pagliaccio di sempre, anche quello era amore però. Oggi che fatica che si fa, come finta l'allegria, quanto amaro disincanto. Io sono qui, insultami, feriscimi, sono così, tu prendimi o cancellami. Adesso sì, tu mi dirai che uomo mai. Guardato al cielo, ma il mio destino è cieco e non lo sa. E non c'è pietà per chi non prega e si convincerà che non è solo una macchia scura il cielo. Quante volte avrei preso il volo, ma le ali le ha bruciate già. La mia vanità e la presenza di chi è andato già, rubandomi la libertà, il cielo. Grazie ancora alla Fisso Sport Pecchia e a tutte queste ragazze. Fate sentire un po' ancora il calore, eh? Stasera non vi sentiamo ancora, partecipi, nonostante grande partecipazione anche quest'anno qui in Piazza Unità d'Italia per questo secondo memorial, in memoria appunto di questo secondo anniversario della prematura scomparsa di Federico Rizzi. Bene, chiamo Manuela, la sorella di Federico, per consegnare questo riconoscimento alla maestra Donatella Polito, quale collaborazione di questa manifestazione. Vieni Donatella per ricevere così questa targa ricordo di questo secondo memorial. Grazie ovviamente per la partecipazione, grazie ancora Manuela. Adesso è un momento molto importante, un momento molto delicato che invito tutti voi a seguire con molta attenzione. Tra un po' su questo video vedrete alcune immagini che vi faranno molto riflettere. Stiamo parlando della sicurezza stradale. Ricordiamo che qui presso il Castello Baronale, se approfittate magari anche domani in particolare, già da domani mattina fino a domani sera, potrete vedere una mostra di elaborati delle scolaresche
e proprio qui al Castello Baronale, presso il piano superiore, dove c'è stata una grandissima partecipazione di oltre 700 ragazzi che hanno partecipato, che a modo loro hanno elaborato alcuni lavori proprio sul tema della sicurezza stradale. E tutto questo grazie alla volontà di questa associazione musicale e culturale Federico Rizzi, che ha voluto portare ancora di più questo tema all'attenzione dei più giovani proprio nelle scuole. E c'è stata una grandissima partecipazione perché è la prima volta che lo fanno, e domani sera ci sarà proprio la consegna dei premi e l'hanno voluto proprio chiamare Premio Federico Rizzi 2010. E adesso, parlando ancora di sicurezza stradale, vedrete un video delle vittime della strada e l'associazione appunto musicale culturale Federico Rizzi vuole ringraziare in particolare la Polizia di Stato e in particolare il commissariato di Fondi per la preziosa collaborazione che hanno dato. Al termine di questo video, per un istante, quindi alla fine, vedrete alcune foto di persone che magari molti di voi riconosceranno. E quindi chi per questioni di parentela, chi perché vede un amico che non c'è più. E l'associazione, in particolare appunto musicale e culturale di Federico Rizzi, vuole ringraziare le famiglie per la loro gentile concessione, ma ancora tante altre foto che vanno onorate, soprattutto va onorata la loro memoria, sono presso le croci che, come ho già detto prima, presso la chiesa di San Paolo, della quale domani sera alle 19:30 ci sarà una messa a suffragio, ma ne parleremo dopo. Allora, con grande attenzione, guardate questo video dove protagonista in questo video ci sono due parole molto importanti. Ricordate, basta niente. Nessuno mi ha mai spiegato, guarda, tu sei paraplegico, tu non camminerai più. Ho avuto questa lesione al midollo e probabilmente non avrei più camminato. Nessuno sa che c'è questo midollo, che non è un osso, che si può spaccare e rimettere a posto. Sento gran poco, soprattutto sul sedere e sulle gambe non sento assolutamente niente. Quindi ci vuole un attimo da sbattere che non te ne accorgi, ti viene fuori una piaga. Ci vuole un attimo a tagliarti e non te ne accorgi. E per far pipì è cambiato completamente. Tutta la gente ti guarda e sembra che gli fai pena. Però uno che non ha mai visto e non ha mai sentito niente, dice, ma sì, vuoi che capiti proprio a me? La città è pericolosa in ogni caso. Anche se sei il miglior pilota, anche se sei quello che va piano e anche se sei quello che ha più accorgimenti del mondo. Per forza ha visto, perché mi ha toccato, quindi per forza ha visto. E qui io preferirei
È un po' difficile. C'è il sole fuori. Vai a fare due passi. Sì. Fare due passi non è il mio forte. È successo di domenica mattina, intorno alle 12:30, mi sono trovato su una curva a sinistra completamente fuori traiettoria e sono andato a sbattere contro un marciapiede e un muro che era al lato della strada. Basta una minima distrazione, la moto non te la perdona più delle volte. Basta niente per causare veramente un incidente. Molti incidenti sono dovuti anche alla spensieratezza, proprio di al mai l'abitudine di prendere lo scooter e andare o a scuola o al lavoro e comunque distrarsi. Invece non va fatto. L'incidente può succedere anche a Valentino Rossi, che è il pilota più forte del mondo. Il coraggio non lo dimostriamo quando andiamo in moto sulla strada. L'andare i forti, scooter, in moto o in macchina non dimostra niente, perché nessuno è immune dagli incidenti. Cioè, il coraggio è trovarsi sopra una carrozzina e continuare comunque a vivere e avere rispetto delle persone e le persone sperare che te lo portino a te. Questa è una dimostrazione di coraggio. No, grazie. Non è che posso farci un giro? Eravamo io, una mia amica e dei suoi amici. Un bellissimo fine settimana, discoteca, il giorno dopo piscina, fuori, e mentre andavamo al mare non siamo più arrivati. Era solo stanchezza, perché non avevo proprio dormito quel fine settimana, dalla discoteca in piscina, così non avevo proprio dormito, quindi solo stanchezza. E noi incoscienti, che non ci siamo resi conto che anche questa può essere una causa. Allora, quindi era 180, è andato contromano in curva e è stato lo scontro con il camion. Sono addormentata circa 10 minuti prima che l'incidente succedesse. Per quello che mi hanno raccontato, sono uscita fuori dalla macchina da sola, trascinandomi, perché le gambe le avevo perse da subito. Il momento più brutto è quando mi sono svegliata dopo l'intervento, che ero lì ferma e non capivo niente. No, non mi hanno dato tante spiegazioni, perché i primi che ho visto sono stati i miei genitori, che a trovarmi lì ho chiesto: ma io cosa me ne faccio qua? Cioè, andiamo a casa, però... Poi mi hanno spiegato e quello è stato veramente il momento più brutto, quando mi hanno dovuto spiegare. Lei mi ha cercato per un po', però, come ho detto, non voglio sentire. Non sono arrabbiata sicuramente con loro, ma siccome loro non si sono fatti sentire, nemmeno io, non li cerco, non mi interessa. Non mi cambia la vita con niente. Non vale la pena. Se non ci sono stati quando avevo più bisogno, perché ci devono essere adesso? Quindi, se posso dire qualcosa, dico solo che la vita è bella e sicuramente non bisogna rischiare dove... Non lo so, non so cosa dirti, sai? Sono
impiegato in un'azienda commerciale. Ho avuto un incidente che era di venerdì sera. Io ero andato in discoteca Bologna, fresh. Al ritorno da questa discoteca, con a fianco mio migliore amico, causa la velocità, causa la stanchezza, sono uscito fuori strada in una curva e la macchina, una volta uscito fuori strada, si è capottata varie volte. E una volta che si è fermata capottata, io come nel primo impatto ho visto due gambe. Ho visto due gambe, però non le sentivo, quindi pensavo che fossero del mio amico Luigi che mi stava a fianco. Arrivato i vigili del fuoco, assieme all'ambulanza, mi hanno aperto metà l'auto per tirarli fuori, mi hanno caricato in ambulanza e da lì mi hanno portato al Sant'Orso, a Bologna. Di quella giornata lì, il momento più brutto sono stati l'arrivo dei miei genitori in ospedale. Come sono entrati, mia mamma è scoppiata a piangere. Però mi ha impressionato di più mio padre, perché a differenza di mia mamma, lui è entrato ed era... aveva lo sguardo perso nel vuoto ed era molto lito. Perché effettivamente sì, io sono forte, però con questo non vuol dire che la sedia a rotelle sia... che bello, assolutamente. Secondo me la vita dell'uomo è formata, ci sono varie tappe. E in base all'età ognuno fa le tappe con i suoi errori o meno. Se sei stanco, non guidare. A quell'età, in particolar modo, ci senti vulnerabili. Mai aver pensato di fare un incidente del genere. Pensarci un attimo dopo, ormai è tardi. Bisogna essere coscienti dei pericoli che ci sono per la strada. Spiegargli come fai, sono esperienze che devono vivere loro un po' alla volta, passo dopo passo. Forse non sai quel che darei, perché tu sia felice, piangi lacrime di aria, lacrime solamente gli angeli san portar via. Ma cambierà stagione, ci saranno nuove rose e ci sarà dentro te e al di là dell'orizzonte una piccola poesia. Ci sarà. Non sentissi più dolore. Bene, eccoci di nuovo tornati qui in piazza. Fate un applauso a onorare la memoria di tante vittime della strada. Beh, era un momento molto particolare, un momento sicuramente di grande, grande riflessione dedicato alla sicurezza stradale. E adesso c'è un altro momento molto speciale, molto bello. E come vedete qui con me questa sera ho una collaboratrice speciale, che è Valentina, la presentiamo per chi magari non la conosce. Allora Valentina, io ti lascio a te la parola. Buonasera a tutti. Il brano che sta per essere presentato è un brano dei Green Day e fa parte di un album in cui prende forma in modo diverso in ogni canzone il tema della morte. La morte causata dalla guerra, da un incidente, dalla droga o da qualsiasi mezzo capace di spezzare una vita umana in un solo attimo. Capire il perché è stata scelta una canzone che affronta questo tema così importante in questa manifestazione non è difficile.
Ma il motivo per cui gli amici di Federico hanno deciso di riunirsi per cantare questa canzone è quello di lasciare un messaggio importante per tutti coloro che sono qui questa sera. Quando ci si ritrova a perdere qualcuno così improvvisamente, il dolore che si prova è immenso, è devastante. Si lotta, si fatica e si cerca di accettare che la vita in qualche modo continui, ma rimane dentro il vuoto. Quel senso di vuoto di aver perso una persona importante. Perché la morte, per la sua colpa di essere arrivata nel momento sbagliato e nel posto sbagliato, non porta via solo una persona, ma travolge e strappa un pezzo di vita a tutte le persone che restano qui, immerso in un dolore che nessuno potrà mai capire e spiegare. Ed è questo dolore che ha spinto questa sera gli amici di Federico a cantare questa canzone. Questo sia un esempio per tutti noi affinché possiamo riflettere attraverso la musica su quanto la vita sia importante per noi stessi e per chi ci ama. Per la realizzazione di questa canzone si ringraziano i ragazzi del coro per la loro disponibilità e il loro aiuto e si ringrazia anche l'associazione ARTS per aver messo a disposizione i locali per le prove. Prima di lasciarvi all'ascolto, però, volevo dire un'ultima cosa. Il basso che vedete sul palco è il basso con cui Federico suonava. L'anno scorso, in occasione del primo Memorial, è stato suonato dallo zio. Quest'anno sarà una persona speciale a suonarlo. Non vi dico chi è e lascerò a voi di scoprire. Buon ascolto. One girl
Signori, qui ci vuole un applauso doppio. Fatevi sentire ancora, per favore, grazie. Ragazzi, no, fermatevi qui, scusate il gruppo, rimanete qui sul palco un attimo, rimanete qui, fate rientrare il gruppo cortesemente. Allora, io chiedo un applauso innanzitutto al protagonista di questo gruppo, Gaetano Rizzi, il papà di Federico, il quale in gran segreto quest'anno ha voluto studiare, appunto imparare a suonare il basso del figlio Federico. E veramente un'emozione unica. Io sono molto legato a Gaetano da una profonda amicizia, anzi colgo l'occasione anche per ringraziarlo che ancora una volta ha voluto che fossi presente, ma come non potevo non mancare con Gaetano. Vieni qui Gaetano, e con tutta la famiglia, vieni, vieni qui. Allora, fateli un applauso ancora, questo è un momento speciale. Ecco qui anche Manuela. Gaetano, non ti faccio parlare perché per l'emozione, ok? Allora, invito qui Sonia Iannone a rappresentare questo gruppo che si chiama Gruppo Gaetano Rizzi. Bene, lo battezziamo così. Allora, un premio speciale da parte di Manuela e ovviamente dell'Associazione Musicale e Culturale Federico Rizzi, proprio a Sonia Iannone. Ma voglio anche ringraziare tutto il gruppo, quindi coloro che hanno cantato. Quindi Sonia, eccola qui, ancora Matteo e Claudia Di Spigno, che eccola qui, ed ancora le coriste e poi... Giusto 30 secondi, la batteria di Paolo Conte, vai. Paolo, puoi? No, non ci improvvisi niente. No, meglio di no. Bene, ok. Allora, Paolo Conte, ed ancora vogliamo ringraziare anche Antonio Cardinale alla tastiera, eccolo qui. Ed ancora Clyde, l'altra chitarra, l'altro basso, ed ancora Roberto Favoccia, seconda chitarra. E il maestro Mirko alla chitarra acustica, eccolo qui. Bene, grazie ancora a tutti voi per questo bellissimo momento e complimenti ancora a Gaetano, grazie di questa grande vostra partecipazione. E lo accompagniamo magari con un vostro bel applauso di rifinitura, grazie. Proseguiamo ancora con la musica, andiamo avanti con lo spettacolo e è il momento di un'altra bravissima ragazza, di un'altra ragazza che canta e ve la presentiamo su un brano molto conosciuto, un brano di Francesco Renga dal nome Angelo. A voi Martina Sciuto. E tutto se ne va, preda dei venti e dell'età. Ma questa paura per te non passa mai. Prenditi cura di lui.
parte di me. Grazie. Questa canzone la dedico alla madre di Federico. Facciamolo ancora un applauso a Martina, grazie. Bravissima anche lei su questa bellissima canzone di Francesco Renga e anche a lei ovviamente un ricordo di questa manifestazione, di questo appuntamento, di questo secondo memorial dedicato a Federico Rizzi. Grazie ancora Martina per aver partecipato e grazie ancora a Manuela. Bene, come vedete qui sul palco si sta preparando, adesso si inizia con la musica, quella vera, tra virgolette, un po' di rock metal con un gruppo che qui a Fondi già è molto conosciuto e perché Federico tra l'altro ha iniziato anche con loro a suonare, era il loro bassista con il gruppo appunto degli Ablaze che si stanno preparando e che tra un po' vedrete su questo palco con la loro voce Alessandro Sansoni, e quindi li vedrete adesso qui suonare dal vivo per quattro brani vi faranno ascoltare. Ci saranno poi ancora altri due gruppi fino al termine di questa serata. Bene, voglio anche ricordarvi l'altro appuntamento di domani sera, sempre qui su questo palco, a partire poi dopo le premiazioni che abbiamo detto prima, ci sarà il premio Federico Rizzi in cui verranno premiati alcuni di coloro che hanno partecipato a questo grande progetto sulla sicurezza stradale e che ricordo ancora per chi vuole visitare questa mostra è allestita presso il Castello Baronale al piano superiore, quindi domani potrete fare questa visita in qualsiasi momento che voi volete della giornata. E domani sera, subito dopo questo momento della premiazione, dopo le 22, ci sarà un momento dove sarà ospite Clio, ma ci sarà ospite anche l'attore Giuseppe Pestillo, che qui è tra l'altro un vostro concittadino, e quindi a chiudere ci sarà domani il concerto dei Sugar Free, quindi non perdete questo appuntamento con i Sugar Free. Bene, credo che il gruppo sia pronto. Alessandro, siamo pronti? Bene, allora, a voi ancora un buon ascolto per gli amanti di questo genere musicale in particolare. Siamo pronti? Manca il tastierista. Allora, dov'è il tastierista? Questo è il bello della diretta, vediamo un po' di cercarlo, grazie. Bene, allora, ricordavo appunto domani sera questo concerto. Per chi vuole, vogliamo ricordare anche alle 19.30, per chi vuole partecipare a questa messa in suffragio presso la chiesa di San Paolo, scusate, in memoria di tutte le vittime della strada. Siamo pronti? Bene, a voi, signore e signori, gli Ablaze! When he was saying, I love a number new, my little strange, everything you do. You change your promenade for nothing on the hood. Like these a Jewish keeper, watch him wander through. And I let him enter my sucker's glee. I am a mental, I keep a conscience free. I'm a legitimate response. I'm protective, let's respond. I've been in from you, the end was saying that I'ma tell you, I love a queen. I see Jim Ryan, so you know your secret more. I see Jim
scratching coffee with my metal. And I need a metal. My sack is clean. I get the metal. Give me my country. I'm a electric man. I'm the electric fase con Federico. Vediamo, incoraggiateci un po'. Ehi! Oh! Ah! Andiamo avanti ancora con un pezzo di Judas Priest. Questo è Metal Gold. We'll be right back.
when I can bet you can tell. Let time in my sins go over, when I can bet you can tell. Rami gonna feast, free your family. Yeah, ripper, you must guys. Grazie della pazienza, sappiamo che non è un genere direttamente adatto per questa sera, ma è il nostro modo per salutare Federico, perché, ripeto, fu l'ultima parte degli Ablaze quel periodo e spesso ridavamo perché ci trovavamo spesso fuori posto, ma alla fine le canzoni le facciamo lo stesso. Andiamo sempre avanti con una cover di Judas Priest, questa è Breaking the Law! Was complete in whiskey, I don't work in town. I don't know your friends are bits, but the bits of my mental. You got sort of body care, let my day so tired. I will find you, press you dead, but the bits of let my life come on. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. So what files and empty fuses, I don't cheat the star. I don't praise you, that's your roots, that's your tips of M.O. You don't know what it's like, you don't mess for true. We don't sit you, watch you scale, who never take that fruit of death. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. Breaking the law, breaking the law. E poi un intro per salutare la band. It's the Green Malition with Potupo Crow. Find it, no.
Yeah.
E scusate. Grazie. Grande a Blaze con Alessandro, fateli ancora un applauso, grazie. Vieni Alessandro, vieni qui insieme a tutto il gruppo, venite ragazzi, venite per avere così anche loro questo ricordo di questa serata del Memorial dedicato a Federico Rizzi. Grazie ancora Alessandro da parte di Manuela per la consegna di questo riconoscimento. Grazie ragazzi. Andiamo avanti ancora con la musica, dopo il rock metal degli Ablaze, adesso è ancora un momento molto bello, ancora un momento con il rock, ma il rock anni 70-80. E a farci ascoltare questi brani, saranno 5 pezzi, loro ce li faranno ascoltare questa sera, eccoli qui, si stanno per preparare. Scusate il bello della diretta, prove tecniche. Bene, allora, dopo questo piccolo, questa brevissima interruzione tecnica, abbiamo recuperato subito. Grazie ancora alla MGS di Sesto Luciani, grazie ancora per aver risolto immediatamente il problema. Allora proseguiamo con la musica rock, come dicevo, anni 70-80, con il gruppo Fate Tribali. Loro sono un gruppo composto da diversi elementi che provengono da Sabaudia e da San Felice Circeo, e adesso ci faranno ascoltare questi 5 brani, e questi brani che voi ascolterete questa sera, la voce praticamente del gruppo è Riccardo che ha cantato anche all'inizio insieme a Claudia quando ha aperto insieme a Sesto questa manifestazione, questo secondo Memorial. Ricordo ancora una volta, mentre loro si preparano domani sera, di non mancare al grande concerto dei Sugar Free, sempre qui in Piazza Unità d'Italia. Allora ragazzi, siamo pronti? Tutto è pronto? Bene, ci sono tutti? Signore e signori, a voi Fate Tribali!
buonasera. Buonasera a tutti dalle Fabie Primarie. Sentiamolo un po' questo pubblico questa sera in veste di rocchettari. Fatevi sentire fondi. Ancora più forte. Oh, che pubblico di rocchettari. Bene, per voi il prossimo brano così infiammato. Prego. Sulle mani! Dove sono le mani, ragazzi? Non siate timidi! Thank you.
siete sempre più rocchettari e anche più casinari, fatemi sentire, dai! Non ci sento! Ancora più forte! Oh yeah! Oh yeah! Il prossimo sarà un brano tremendo, un brano scritto da Peppino Di Capri. È composto da Cesare Gagliarducci, Mr. Cesare Gagliarducci. Alle tastiere, un applauso. Allora, il prossimo brano lo voglio dedicare a tutti quelli che assolutamente non vogliono mollare dinanzi alle difficoltà. Quindi, ragazzi, sulle mani! Thank you.
Ragazzi, se non è un momento, diciamo, del brano un po' più ballabile del nostro repertorio, ovviamente. Quindi vorrei vedere qualche manina in alto, il movimento soprattutto. Un brano ballereccio, appunto, perché poi dopo Roberto ci farà anche la piruetta, Manuel la spaccata, sicuramente. Dove sono le mani? Ehi, anche laggiù! Senza alcuna timidezza! Popolo rocchettaro! Fatevi sentire! Scese la media! She's crazy. Like a reed comes to and a beat of the heart. Taking one body into life. She's then turned to an adventure is on. When a dancer becomes a dead. It can cut you like a knife. If then you become a fire. All the wire between with it won't will be. She's a maniac, maniac, a shooter. She's dancing like she's never danced before. She's a maniac, maniac, I should know. She's dancing like she's never danced before. But the eyes build an air on insanity. It's a place most never to see. It's a hormone place of mystery. Touch back and all be. You work on your life for a moment in time. If it comes from a passive eye, it's a push on the world, but there's always the chance. If the hunger is there tonight, as they come, commencing fear, stretches from chivalry. Se non è attinente di tensione, che è abbastanza un po' ballereccia, però voglio dedicarlo comunque sempre
alla persona in cui abbiamo dedicato questa meravigliosa manifestazione, che è Federico, e voglio comunque sentire un applauso sentito soprattutto da voi, ancora più forte, per una persona che non ha mai mollato la musica in nessun modo e mai la mollerà, per una sua anima rock, anche la vostra. Voglio vedere sulle mani tutti insieme per Fede, anche Pieri. We'll be right back.
applauso per favore qui al gruppo delle Fate Tribali. Viene Riccardo, la voce del gruppo, sono bravissimi anche loro. Bene, questo è il riconoscimento che l'associazione vuole consegnare a Riccardo, ovviamente in rappresentanza di tutto il gruppo delle Fate Tribali, in memoria di questa serata e soprattutto per la memoria di Federico. Un applauso ancora a Riccardo e a tutto il gruppo, grazie. Andiamo avanti con la musica, dopo la musica rock anni 70 e 80 siamo ormai giunti al termine di questa serata e quindi ascolterete adesso l'ultimo gruppo di questa sera che c'è in programma. L'ultimo gruppo è un gruppo con il quale Federico ha, era l'ultimo gruppo con il quale Federico ha suonato, è il gruppo dei Glass Shadow e sono... cinque componenti che adesso vedrete suonare. Nel frattempo loro si stanno così preparando, anche loro faranno ascoltare diversi pezzi, dovrebbero essercene 5 in programma per chiudere in bellezza questa serata, questa maratona musicale di questa sera. Ricordo ancora una volta domani sera, terzo appuntamento conclusivo di questa manifestazione, di questo secondo memorial dedicato alla memoria di Federico Rizzi, con i Sugar Free in concerto appunto domani sera qui sempre in Piazza Unità d'Italia. Ricordo ancora, per chi magari non c'era prima, appuntamento alle 19.30 domani sera presso la chiesa di San Paolo per questa messa in suffragio delle vittime, appunto in memoria delle vittime della strada. E la messa sarà accompagnata dal coro polifonico Juvenes Cantores del maestro Gianni Mastromanno, quindi cercate di venire a questa messa in suffragio. E in conclusione anche voglio cogliere l'occasione appunto per ricordare coloro che hanno permesso di fare questa serata, di realizzarla. Ovviamente l'associazione culturale musicale Federico Rizzi deve ringraziare soprattutto coloro che l'hanno permesso, questo con un grande patrocinio da parte della provincia di Latina, del comune di Fondi, del comune di Lenola ed ancora il parco ente regionale dei Monti Aurunci ed ancora la Banca Popolare di Fondi e la Proloco di Fondi e di Lenola. E proprio perché io rappresento in qualità di presidente dell'associazione Proloco di Lenola, colgo anche l'occasione per ringraziare ancora una volta questa associazione appunto culturale musicale Federico Rizzi e soprattutto l'amico e nonché vicepresidente anche della Proloco di Lenola, il nostro amico Gaetano Rizzi, papà di Federico. Grazie, grazie ancora a voi. E infine vogliamo anche ringraziare per la collaborazione di questa serata la Croce Rossa italiana per quanto riguarda la sezione qui di Fondi che sta qui appunto partecipando a questa manifestazione, è presente per qualsiasi inconveniente. Allora, il gruppo presumo che... vabbè, non c'è due senza tre. Oh, abbassiamo un attimo. Va bene, allora il gruppo è pronto. Scusate purtroppo per questi piccoli inconvenienti tecnici. Io ci metto del mio, ma purtroppo il resto non ci devo pensare io. Quindi, allora, siamo pronti, andiamo avanti. Fabio, mi dai un segno, siamo a posto? Siete pronti, ragazzi? Siamo pronti? Allora... per quest'ultima mezz'ora, mettiamola così con questi 5 brani, appunto a voi il gruppo con il quale Federico ha suonato per l'ultima volta. Signore e signori, a voi i Glass Shadow con Progressive Rock. We'll be right back.
there's a house of joy too. Grazie.
life is too short, the here and the now, and you only give it one shot. There could be more than I had before, or better be gone than I can. If I died tomorrow, I'd be alive, because I believe the laughter will come. Your memory of me is okay.
Grazie. We'll be right back.
Grazie. Thank you.
questo era l'ultimo pezzo della serata con il quale vi salutiamo. Silvio, Felipe, Stefano, Fabio e Paolo vi ringraziano. Ringrazio anche a nome di tutti gli altri gruppi che ci hanno preceduto, bravissimi, di quali siamo tutti amici. Grazie! Allora, facciamo ancora un applauso ai Glass Shadow, grazie. Allora, richiamiamo un attimo qui il gruppo. Ci scusiamo purtroppo questa sera per l'ennesima volta, il secondo anno consecutivo, sempre con questi problemi tecnici. Mi dispiace dirlo, però, insomma. Allora, venite un attimo per favore... Grazie. Allora fateli ancora un grande applauso, grazie. Glass Shadow, il gruppo con cui aveva suonato ancora Federico, grazie Emanuela per questa targa ricordo di questa serata, per questo secondo appuntamento. Insieme agli altri gruppi questa serata hanno tenuto su appunto la memoria sicuramente di Federico che vi sta guardando da lassù e quindi sicuramente è rimasto molto molto contento. Io colgo anche l'occasione per ringraziare appunto Stefano, la voce dei Glass Shadow, fategli ancora un applauso, ancora Fabio Iannone alle tastiere, ancora Felipe, ancora Silvio Assaiante e ancora Paolo Conte. E a proposito di Silvio, ci tengo a ricordare una cosa perché è molto bella questa cosa, no? Lui ha avuto la fortuna 3 mesi fa di fare un provino tra i tanti bassisti. Pensate, lui è il nuovo bassista dei Demonia. Non so chi si intende di questo genere, cosa significa. Demonia è un gruppo famosissimo, molto conosciuto, tra l'altro ha fatto già 2 date, una a Torino e una a Isernia. E ha tra l'altro il gruppo come compositore e tastierista, se non ricordo male, Claudio Simonetti, giusto? E quindi qualcuno se lo ricorda perché è collegato a dei film di Dario Argento. Bene, grazie e complimenti ancora a loro, grazie a tutti coloro che hanno partecipato per questo secondo memorial appunto dedicato a Federico Rizzi. Allora, in conclusione, appuntamento domani sera sempre qui in Piazza Unità d'Italia con i Sugar Free in concerto. Buonanotte!